piatto che ride, piatto che piange. Mettiamo sulla bilancia dei pro e dei contro 13 mesi di governo targato Matteo Renzi. Iniziamo dai punti di forza, sicuramente gli 80 euro, se ogni anno troverai soldi. Poi le riforme attuate, responsabilità civile per i magistrati, lavoro, il famoso Jobs Act e il 730 precompilato. Dal piatto dei contro alcuni giudici fanno sapere che la prima probabilmente fallirà, perché se un giudice condanna un altro giudice a risarcire un condannato, il giudice condannato potrebbe a sua volta chiedere il risarcimento a chi lo condanna e così via, innescando un processo che potrebbe non finire mai. Sul fronte lavoro, i conti, dicono gli esperti, si faranno a fine anno. Per ora, i nuovi contratti potrebbero aver semplicemente sostituito quelli vecchi perché costano meno, visto che lo Stato ci mette ben 6 miliardi e mezzo ogni anno. E neanche a dire che sono più sicuri, dicono i critici, visto che si può essere mandati via con un semplice indennizzo. Almeno qualcosa fa, oppure più che altro annuncia. Il TFR in busta paga, slittato. La riforma della scuola, più volte presentata. L'abolizione delle province, per molti inesistente, visto che strutture, tasse e personale sono in gran parte ancora lì. E poi DDL anticorruzione, delega fiscale rinviati da mesi insieme al decreto sulla frode fiscale. E poi c'è la questione morale, quella che forse oggi pesa di più sul piatto dei contro. Lupi si è dimesso dal suo incarico, intercettato ma non indagato, mentre diversi sottosegretari renziani, non condannati ma di sicuro indagati, restano al loro posto. Doppio pesismo, tuonano gli avversari. Si va via solo per questioni politiche ed etiche, spiega Matteo Renzi, e i critici ribattono: cosa c'è di non politico o di non etico nel sospetto di abuso d'ufficio, peculato, truffa e turbativa d'asta? Ma Renzi non risponde, sicuro che sul fronte politico di certo il piatto ride. Con Grillo isolato, con Salvini che svolta troppo a destra e con Alfano sempre più renziano e l'inossidabile Silvio Berlusconi che minaccia di rientrare in campo. A Renzi non sembrano esserci alternative. E mentre le minoranze del PD sono impegnate a darsele di santa ragione fra di loro, Renzi diventa sempre più Super Renzi, con ben due ministeri ad interim sotto la sua ala, le politiche regionali e dopo il pasticcio Lupi anche le infrastrutture. Già, gli interim, dicono i critici, proprio come faceva Berlusconi. E ti pare poco? Rispondono dal piatto dei pro. Berlusconi è durato 20 anni.